Oggi voglio disegnare una decorazione di Natale, sì sì, ma in 3D. Questa è arte per te, arte per te. Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per te. Sto ancora sperimentando la mia penna 3D e quindi spostiamoci sul piano da lavoro e andiamo a creare insieme una carinissima decorazione di Natale. Ed ecco l'occorrente per creare i nostri cristalli di neve come decorazione per l'albero di Natale. Io ho voluto sfruttare la mia penna 3D che ho preso su Banggood. Vi lascio qui nelle schede informative il link relativo alla recensione di questa penna. E se vi interessa trovate tutte le informazioni lì. Quindi ci serve una penna 3D, una ricarica di qualunque colore, della Vinavil, un pennello e del glitter. Solo queste cose per creare le nostre decorazioni di Natale a forma di cristallo di neve. Cominciamo subito. Guardate, io faccio un incrocio, faccio una linea di 9 cm che a 4 cm e mezzo incontra un'altra linea di 9 cm. Nulla di preciso, insomma. Dopodiché mi segno una serie di punti che sono le estremità e quindi poi altri punti inferiori, tutti più o meno equidistanti. Ok? Di ognuno di queste sagome dovrò fare due pezzi, mi spiego subito. Ogni punto è una sagoma che devo fare, quindi andiamo. Siamo pronti? Cominciamo. Faccio la pallina, quindi scendo. Mi fermo. Pallina. E pallina anche da questo lato, se non è venuta bene, e poi incrocio. Mi fermo, pallina, pallina, lascio raffreddare, stacco e ne faccio un altro uguale. Visto? A me questa cosa piace troppo, questa cosa a me piace troppo. Sono entusiasta di questa penna, penso che vi farò un bel po' di tutorial con questa penna perché proprio mi piace. E aspetto che si asciughi. Questa stessa cosa, volendo, potreste farla anche con la colla a caldo, solo che diventa molto più pericoloso il pericolo ustioni, ma con un po' di perizia si può anche fare. Io, avendo la comodità della penna 3D, uso lei, che è nata proprio per fare questo genere di lavori. E ancora stiamo andando piano piano con l'utilizzo della penna 3D, stiamo andando di assemblaggi semplici. Ora piano piano intensificheremo la difficoltà, se vi fa piacere lasciatemelo scritto tra i commenti. Volete che io continui questo andare avanti? E allora ecco qui le due croci uguali che poi alla fine verranno montate così a mo' di asterisco, nulla di trascendentale. Adesso faccio quelle leggermente più piccoline. Quindi cosa faccio? Parto dalla prima tacca e scendo fino alla prima tacca. Mi fermo, pallina e pallina. Ok? E stessa cosa anche dall'altra parte. Pallina e scendo. Mi fermo, super pallina, super pallina. E aspetto. Una volta raffreddato si staccherà quasi naturalmente da solo dal cartoncino. E devo fare il secondo sempre con questa grandezza. Via via devo arrivare fino all'ultimo. Punto,
possiamo assemblare i nostri pezzetti mettendoli così sfalzati dal più grande al più piccolo l'uno sull'altro. Assemblati tutti i pezzi l'uno sull'altro, alla fine facciamo anche una pallina e poniamola all'apice di tutto ciò. Si vede? Con questo vi metto un cartoncino bianco e quello che viene fuori è questo bel cristallo di neve molto particolare. Adesso potete lasciarlo così, ed è carinissimo anche così. Questo potete usarlo sia per appenderlo all'albero di Natale, magari mettendo un nastrino che passi tra le varie strisce dei cristalli, oppure potete attaccarlo alle confezioni, ai biglietti e fare delle card magari un po' più particolari. E adesso vi faccio invece vedere come io li arricchisco ulteriormente con del glitter per farne qualcosa di ancora più bello e ricco. Volevo anche dirvi che se li volete a tutto tondo, quindi non piatti dall'altra parte, basta farne due uguali ed appiccicarli l'uno sull'altro. In questo modo verrà appunto anche bombato e potrà penzolare veramente sull'albero ed essere a tutto tondo completamente. Io questa la lascio così perché invece ho intenzione di usarla come applicazione, o addirittura devo decidere se la userò come fermatovaglioli, facendo passare un laccetto in mezzo e fissando appunto il tutto sui tovaglioli. Ma adesso torniamo a noi e ripasso di colla lì dove arrivo a farlo tutto il mio cristallo di neve. Prendo una bustina, forse è meglio, inserisco il mio cristallino di neve all'interno e butto dentro un po' di glitter a mo' di Pandoro. Quindi scuoto, io lo butto dentro tutto, tanto poi il residuo lo rimetterò dov'è. Scuoto ben bene, faccio prendere tutto il glitter al cristallo di neve. Voilà! Guardate che bello, tutto sbrilluccicoso, e a seconda di quanta colla mettete, ovviamente la copertura del glitter può essere più o meno evidente. Sbizzarrite la vostra creatività, preparate un Natale sbrilluccicoso. Se avete una penna 3D, divertitevi ad usarla anche in queste occasioni, altrimenti potete provare semplicemente con la colla a caldo, ma state molto attenti con quella. Bene, vi lascio le foto e noi ci vediamo di là. Farvi vedere come sfruttare questa penna 3D nell'utilizzo quotidiano, farne qualcosa che sia disegnato da voi, quindi di cui voi siate il designer, ma nello stesso tempo che possa essere utilizzato nella vita di tutti i giorni. È un modo anche per far fare le decorazioni ai vostri bambini. State attenti, la penna non è pericolosa nel senso che vi potete bruciare, però sicuramente se vi spremete la plastica fondente sul dito male un pochino vi fate. È un po' il concetto della pistola a caldo, anche se la temperatura non arriva mai ad essere così bollente come la pistola a caldo. È carino fare le decorazioni di Natale con le proprie mani, secondo me. Il risultato è simpatico. Certo, poi io non sono ancora un mostro con l'utilizzo di questa penna, ma prendendoci la mano sicuramente verranno sempre meglio. È stato un video divertente in cui ho voluto fare vedere come questo modo di disegnare in 3D possa avere anche una valenza creativa, e soprattutto come immettere dell'altro materiale all'interno di una creazione 3D, quindi non lasciarla così semplicemente di plastica, anche se anche così era bellina, ma immettere anche un po' di glitter, insomma fare interagire in maniera creativa più materiali. Se questo video vi è piaciuto, mi raccomando, regalatemi un bel pollice in su, agghindate tutti i vostri alberi con le vostre creazioni 3D, condividete questo video, iscrivetevi sempre su Due Cuori Una Cappa, dove vi aspetto per le nostre ricette con Gabriele, e su Ombretta, dove ci sono tante chiacchiere da fare insieme, e noi ci rivediamo sempre qui al prossimo video. Da Ombretta ed Arte per te è tutto, a
alla prossima volta, un bacione!